Bene, sindaco. Come dicevo poc'anzi, la parola passa al ministro Giuliano Poletti. Ne usiamo uno. Buonasera a tutti, io mi scuso per la voce terribile che ho, ma non ho alternative, c'è solo questa, quindi o così o niente. E intanto ringrazio il sindaco per l'invito e per l'opportunità che oggi ho avuto di visitare la raffineria, che davvero è, come posso dire, dal mio punto di vista un impianto di eccezionale importanza e portata, perché se noi vogliamo guardare avanti, se vogliamo guardare al futuro di questo paese, noi abbiamo bisogno delle piccole, delle piccolissime imprese, così come abbiamo bisogno dei grandi leader che stanno nel mondo. Io questa discussione tra i piccoli che vanno bene, che vanno male, io non credo che ci sia una dimensione giusta per ogni impresa. Ogni impresa ha la propria dimensione, quella giusta per il suo mercato, per il suo imprenditore, per gli investimenti che è capace di fare. Quello che serve è un equilibrio, è un insieme dove ci stanno le grandi, le grandissime imprese a dimensione internazionale e ci stanno gli artigiani, ci stanno le piccole, ci stanno le medie imprese. L'Italia ha la fortuna di avere questo sistema, però da questo punto di vista allora io chiedo a tutti insieme di fare uno sforzo e di cambiare una parola. Noi veniamo da troppi anni nei quali abbiamo usato la parola difendere. Difendere la piccola, difendere la grande, difendere il lavoro. Guardate, abbiamo commesso un errore terribile. Con un mondo che cambia alla velocità della luce, con un mondo che cambia alla velocità. Con un mondo che cambia alla velocità della luce. No, io non sento niente. Scusi, ministro, mi rivolgo anche al sindacalista. Scusi, vogliamo ascoltare il ministro. Avete fatto tutte le crescenti, avete fatto i voucher, avete fatto i contratti a chiamata. Ma come fa che non dire che non bisogna difendere le aziende? Adesso, quando ha fatto il suo intervento, diciamo no. State distruggendo questo paese. State distruggendo questo paese. E lei viene anche qui a parlare di creare lavoro. Allora io proverei a. Stiamo sentendo delle cose. No, io non tempo. No, mi lasci qui. Se sta lì e sta buono zitto, ci fa parlare, può star lì, non c'è nessun problema. Però abbiamo una regola. Parliamo uno alla volta, ecco, come posso dire. Quindi proviamo a riprendere il nostro ragionamento. Beh, io credo che se vogliamo riflettere rispetto alle prospettive di questo paese, abbiamo bisogno di costruire un'idea del suo futuro, che è quella di chi è consapevole di avere in mano gli strumenti per farlo, per prendere delle decisioni, per compiere degli atti, per giocare la propria scommessa, sapendo che ha tante possibilità e tante opportunità. Io credo che questa sia la scelta che noi dobbiamo fare. Per troppo tempo abbiamo ragionato nella logica del cerchiamo in qualche modo di provare di cavarcela così come siamo. Quando si ragiona in questa maniera non va a finir bene. Non va a finir bene perché quando le cose cambiano così rapidamente o tu produci le tue opportunità, sei capace di giocare la tua partita, oppure alla fine i danni ce li hai e l'Italia i suoi danni purtroppo li ha avuti. Io voglio fare un esempio da questo punto di vista per rendere chiaro una cosa. Tra difendere il reddito e difendere il lavoro, noi diciamo sempre abbiamo difeso il lavoro. Io credo che molte volte noi non abbiamo difeso il lavoro, abbiamo difeso il reddito, che è una cosa che va benissimo e che è importantissima, ma è diverso dal difendere il lavoro. Esempio, così ci capiamo tutti quanti. Aeroporto, Milano piuttosto che Roma. Uno entra, si vede davanti 200 sportelli del check-in, ma in quegli sportelli oggi ci sono 4 persone, perché il check-in noi lo facciamo online tutti quanti. La domanda è: dove sono andate le persone che stavano al check-in a Roma e a Milano? Un po' di qui, un po' di là, qualcuno ha cambiato mestiere, un po' sono andati in cassa integrazione, altri sono andati in prepensionamento.
La mia domanda è: quelle persone che sono andate in prepensionamento, possiamo dire che abbiamo difeso il loro lavoro? No, possiamo dire che abbiamo difeso il loro reddito. Ma allora noi abbiamo bisogno invece di costruire una risposta che sia la difesa al lavoro, perché il lavoro non è solo il reddito, è la dignità delle persone, è un pezzo essenziale della vita delle persone. Quindi molte cose che facciamo debbono essere lette in questa maniera, lette nello spirito del costruire, produrre l'opportunità per avere lavoro. E allora da questo punto di vista io credo ci sia una cosa che per me è molto chiara, mi criticano anche per questo, ma io non posso dire, fino a che qualcuno non mi fa cambiare idea, non mi trova delle buone ragioni per cambiarla, continuo per questa strada. Io credo che noi abbiamo bisogno di dare più forza, più opportunità, più possibilità di crescere al sistema imprenditoriale del nostro paese. Io continuo a pensare che i posti di lavoro li producono le imprese che nascono, che crescono, che si sviluppano, che dall'estero vengono in Italia a investire, e un numero del Jobs Act che non viene mai citato, secondo me, che è il numero più bello, sono gli investimenti internazionali che da 15 miliardi in 2 anni sono arrivati a 75 miliardi. Vuol dire che ci sono investitori internazionali, imprese che stanno nel mondo, che quando decidono di fare un investimento decidono di farlo in Italia. Allora vuol dire che l'Italia si è guadagnata una credibilità, una condizione che fa sì che qualcuno venga qui a investire, e se qualcuno viene qui a investire crescono anche i posti di lavoro, come è ovvio. Quindi io credo che questo sia il terreno sul quale dobbiamo continuare a lavorare. Poi, qui è già stato detto e io non voglio aggiungere nulla, noi dobbiamo voler bene alle imprese, ma noi vogliamo bene alle imprese che rispettano le leggi. Non vogliamo bene per niente a quelle che hanno il lavoro nero, a quelle che usano i voucher nella maniera sbagliata, a quelle che non pagano secondo il contratto, a quelle che non rispettano le regole, perché le regole nel lavoro vanno rispettate. E una cosa che io sono molto felice di aver fatto è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, perché a mettere insieme gli ispettori del Ministero del Lavoro con quelli dell'INPS e con quelli dell'INAIL e farli lavorare tutti insieme sulle banche dati ci consente di fare quella cosa di cui si è parlato prima, cioè avere i dati di chi si comporta in maniera illegale, perché noi della gente che si comporta in maniera illegale non ne vogliamo. Lo diciamo in termini molto chiari, noi vogliamo bene a quelli che si comportano bene, quegli altri faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far modo che paghino secondo quello che la legge chiede loro. Io questo lo dico in termini molto chiari perché è un cambiamento importante ed è collegato ad un altro dato: noi sistematicamente daremo conto pubblicamente dei risultati del lavoro delle nostre ispezioni, perché io credo che sia giusto che i cittadini italiani sappiano chi si comporta bene e chi non si comporta bene e sappiano il lavoro che stiamo facendo, quante aziende abbiamo visitato, quando ne abbiamo verificate e quali sono i risultati. Da questo punto di vista è stata fatta una citazione sulle imprese cooperative e io sono il primo ad essere convinto che il maggior danno che fanno le cooperative spurie, quelle fatte da delinquenti che trattano i lavoratori in quel modo, il danno peggiore lo fanno le cooperative giuste, corrette, a quelle che hanno i loro soci, che fanno il loro lavoro, che hanno la loro responsabilità, che si comportano come si deve. E quindi abbiamo fatto, ad esempio, un lavoro importante che ha colpito un nucleo importante di queste cooperative, continueremo, perché questa è l'unica maniera che abbiamo per far sì che questa Italia cresca in maniera sana, nella maniera giusta. E allora io credo che oggi noi siamo di fronte ad un passaggio molto importante. Il nostro passaggio oggi ci dice che dobbiamo guardare ai giovani, e qui c'è una prima grande questione: noi abbiamo messo nella legge l'alternanza scuola-lavoro, e guardate, questo è uno strano paese. E fino al giorno prima mi dicevano: beata la Germania, beata la Finlandia, beata la Danimarca, perché loro hanno l'alternanza scuola-lavoro da 30 anni. Adesso noi ce l'abbiamo, è un obbligo di legge. È chiaro, credo che lo capiamo tutti quanti, che noi scrivendo in una legge una cosa
non succede la mattina dopo automaticamente, e che non è che perché l'abbiamo scritto nella legge noi diventiamo uguali alla Germania che lo fa da 30 anni. Abbiamo bisogno che le imprese si impegnino ad essere parte importante nell'alternanza scuola-lavoro, abbiamo bisogno che la scuola sia parte importante nell'alternanza scuola-lavoro, abbiamo bisogno che gli enti locali ci diano la mano, ci vorrà del tempo, faremo degli errori, li correggeremo, ma le cose le facciamo. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Noi abbiamo un ritardo su queste cose di 20 anni. E non possiamo pensare che 20 anni di ritardo si cambiano con un ciocco di dita, basta dirlo e buonanotte. No, ci vuole la pazienza, la perseveranza, l'impegno, la volontà di star lì tutte le mattine a scassarsi il metabolismo perché le cose accadano. Perché la cosa che ho imparato da ministro è che pensavo che la cosa più difficile fosse prendere una decisione, invece ho scoperto che non è così. Di prendere la decisione è difficile, ma fare in modo che le cose che hai deciso succedano è ancora più difficile, è ancora più complicato, perché l'attitudine molto spesso è: approvata la legge, si prende, si mette nel cassetto e se ne posta. Non mi pare che sia così. Io credo che oggi il tema che abbiamo davanti è davvero fare in modo che le leggi che abbiamo fatto producano i loro risultati. Allora, primo tema è i giovani, le loro competenze, il loro sapere, ed è un'ottima cosa che il comune, i comuni per la loro parte stiano dentro questo disegno e aiutino i giovani e li aiutino a mettersi sulla loro impresa, a provare a mettersi in gioco, a sperimentarsi, cercare di avere e promuovere delle opportunità. Insieme a questo, tutta l'altra parte, la logica che dicevo prima, cercare di costruire un meccanismo per cui la nostra logica non sia solo difendere il reddito, ma sia quella di difendere il lavoro, che vuol dire le politiche attive, che vuol dire dei centri per l'impiego che funzionano bene. E da questo punto di vista voglio dire una cosa molto chiara: noi lavoriamo per rafforzare i centri per l'impiego, perché qualcuno dice i nostri centri per l'impiego non funzionano. In Italia nei centri per l'impiego lavorano 8.000 persone, in Francia e in Germania 80.000. Adesso voglio capire, non sarà la colpa di quegli 8.000 lì se le cose non funzionano, perché bisogna essere anche, come posso dire, poco onesti se si pensa in questo modo. La colpa è di quei somari che in questi 20 anni, anziché fare le politiche attive per il lavoro e rafforzare i centri per l'impiego, hanno fatto delle altre cose. La colpa non è certo di quegli 8.000 lì, a cui io personalmente dico grazie 10 volte, perché sono lì, si fanno un mazzo fuori di misura, stanno gestendo Garanzia Giovani, stanno facendo le cose che bisogna fare. E allora bisogna solo dargli una mano, bisogna aiutarli, bisogna dargli un aiuto, bisogna trovare più persone che lavorino lì, bisogna dargli un assetto istituzionale che garantisca loro di sapere domani mattina quello che succede. Questo è quello che noi stiamo facendo. Quindi oggi un disegno che porta a dire: l'Italia ha delle importanti opportunità, le può cogliere, oggi si è guadagnata una sua, come posso dire, credibilità. È di domani il giorno in cui a livello europeo decideranno la valutazione sul bilancio del nostro paese, ma insomma i dati ci dicono che noi oggi ci siamo guadagnati la possibilità di avere un'importante flessibilità nei nostri conti. Ma guardate che questo non è successo per caso, è successo perché noi le cose che abbiamo detto che avremmo fatto le abbiamo fatte. Allora, se fai le cose che prometti di fare, gli altri sono anche disposti a credere che anche domani continuerai a fare in questo modo, rispetterai i patti che fai. Se tu invece non fai quello che prometti, vabbè, allora gli altri ti fanno le sanzioni, come si suol dire, ti mandano gli obblighi. Bene, noi oggi siamo in questa situazione, lavoriamo per produrre questo scatto. Poi la cosa l'ha detto il vostro sindaco, l'hanno detto gli interventi di sindacalisti, rappresentanti. Guardate, noi veniamo da 8 anni di crisi pesante, e prima di quella crisi il nostro paese cresceva dello 0, non è che prima della crisi noi volavamo, prima della crisi eravamo quasi fermi, poi è arrivata la crisi ed è andata così. Allora io sono il primo ad essere convinto che i risultati, specialmente di cambiamenti profondi come quelli della riforma del mercato del lavoro, si leggeranno solo in un arco di tempo molto lungo. Però una cosa permettetemi di dirla: se l'Istat dice che da marzo del 2014 a marzo del 2015
no, anzi, da marzo del 2015 a marzo del 2016 ci sono 270.000 occupati in più e 270.000 disoccupati in meno. A me, ministro del lavoro, cosa volete che vi dica? Fa solo piacere, ma sono sicuro che fa piacere anche ai sindacati, come deve far piacere a tutti i cittadini italiani. Perché noi nel 2013 dei posti di lavoro ne abbiamo persi 200.000 e se andavamo dritto per quella strada lì ne avevamo già persi 1.000.000. Allora, se siamo partiti da meno 1.000.000 e quest'anno ne abbiamo recuperati 270.000, abbiamo almeno cambiato la direzione, abbiamo cominciato ad andare nella direzione giusta. Tutto risolto? Assolutamente no. La crisi è scomparsa? No. La crescita che abbiamo è ancora troppo lenta. Ma questa situazione è figlia della nostra storia, è figlia del come siamo fatti, e quindi abbiamo bisogno di un cambiamento profondo e radicale se vogliamo che questa accelerazione ci sia. E quindi dentro questo c'è bisogno dell'impegno di tutti. Io non voglio farla troppo lunga, guardate, insieme a questo lavoro noi oggi abbiamo aperto una serie di altre situazioni di fronte al Parlamento e di fronte al Paese, che riguardano le riforme che abbiamo attivato e quelle che stiamo attivando. È stata citata la riforma del terzo settore, che è una parte importante. Stiamo portando in Parlamento la legge per la lotta alla povertà, che è un altro passaggio importante che questo Paese deve fare, perché per quanto noi ci si sforzi di fare in modo che ci sia un'opportunità per tutti i cittadini, sappiamo che c'è una parte della società che non ce la farà a prendere quel treno, perché è troppo debole, perché ha delle difficoltà. Però noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno e quindi con un piano nazionale di lotta alla povertà dobbiamo costruire una società inclusiva, cioè una società che dice a tutti nessuno rimane indietro, tutti hanno un'opportunità. E quando diciamo nessuno rimane indietro e tutti hanno un'opportunità, contemporaneamente diciamo un'altra cosa. La società, attraverso lo Stato e le istituzioni, ti danno una mano, ma tu, cittadino, devi dartene una anche da solo. Tu devi essere responsabile del tuo futuro. Noi abbiamo costruito un impianto per la lotta alla povertà che dice mandiamo un sostegno al reddito delle persone, ma dall'altra parte queste persone che sono povere debbono sottoscrivere un patto con la collettività a partire dal proprio comune, prendersi l'impegno di fare delle cose, e se le cose che si impegnano a fare non le fanno, dopo 2 mesi il contributo viene tagliato, perché altrimenti succede che uno pensa che ha diritto ad avere e non ha obbligo a fare niente. Non può funzionare così. In una società che funziona, la società ha un obbligo, la società ti sostiene, ma tu ti prendi una responsabilità e devi essere coerente e corrispondere a questa responsabilità. Questo è lo spirito generale con il quale stiamo lavorando, quello di cercare di ridare fiducia a questo Paese, ridargli una base produttiva forte, che è quello che può fare, dentro la quale il lavoro può avere veramente una grande crescita, un grande sviluppo. Guardate, io ogni tanto credo di essere uno che gira tanto questo Paese, che conosce anche le realtà più piccole, ma in ognuna di queste realtà trovo sempre qualcosa di estremamente bello, estremamente positivo, estremamente interessante. Bene, noi dobbiamo essere capaci di prendere tutte queste cose piccole, grandi, belle, che stanno in tanti pezzi d'Italia e farle diventare la forza del nostro Paese. Questo è quello che dobbiamo fare. Per farlo, l'unica strada che conosco io è farlo insieme, farlo partire dai comuni, farlo partire dai sindacati, farlo partire dal volontariato, farlo partire dagli imprenditori, farlo partire da ognuno di noi, perché se un governo pensa o un Parlamento pensa che basta fare la riforma, la legge quando l'hai fatta te la puoi attaccare in salotto come un quadro. Succederà qualcosa se i cittadini saranno a bordo, saranno convinti che quella è la loro prospettiva, saranno consapevoli che per quella strada c'è una risposta per il loro futuro. Quindi io penso che questo sia lo sforzo grande che dobbiamo fare in questa fase, che questa è la scommessa che questo Paese ha davanti, sapendo che questa possibilità ce l'ha. Quindi io auguro al Sindaco, auguro a tutti voi il migliore dei risultati possibili, perché appunto, avendo visto lo stabilimento gigantesco che avete qui e avendo
avendo visto le tante piccole, piccolissime cose che a fianco ci avete costruito, beh, io credo che veramente questa possibilità di un futuro ci sia per tutti voi. Grazie e buon lavoro a tutti quanti. Grazie mille, Ministro, per le sue parole. So che c'era un siparietto dove alcuni rappresentanti del terzo settore, che a San Nazaro è presente in modo massiccio, vorrebbero consegnare al Ministro Poletti proprio un report di quanto le cooperative, il mondo cooperativistico sannazzarese e del territorio fa a favore del mondo dell'occupazione. Quindi vorrei invitare i rappresentanti delle cooperative. Possiamo fare un intervento? Penso di no. Ministro, possiamo fare un intervento? Visto che non è un dibattito. Penso proprio di no. Allora possiamo fare qua noi. Io voglio parlare di voi, signor Ministro. Scusate, non è che abbiamo fatto Nel frattempo nel frattempo la consegna di questo report. Non me ne meritate neanche che cosa ci stiamo a fare qua allora? A farci prendere per i congedi? Dov'è il lavoro, Ministro? Andiamo fuori a vedere dov'è il lavoro. Io mi sono illuminato, non c'è più. Ok. Grazie. Grazie a tutti della vostra presenza, un ringraziamento ovviamente al Ministro per le belle parole che ha speso. Thank you.
Anni non lo trova perché è ritenuto troppo vecchio, è ritenuto troppo giovane perché l'azienda assume solo i giovani. I giovani con esperienza, non so se va più uscito da scuola, spiegale come faccio a vedere esperienza. Appunto. Tre a casa, come si fa a mangiare? Me lo spieghi lei? Ma dopo che è venuto qui a Ucraina, ma voi non avete risolto niente dicendo quello che avete detto. No, ok,